Ma poi che fine ha fatto? Che sono 3 ore che lo cerco. Mela, dove sei? Mela, oh, ah, eccola. Mela, oh. Poi Roberto. Roberto, perché se hai visto Peppe sono 3 ore che non lo trovo. Ah, è andato da Gaetano. Ah, quello da lì non se ne va più. Comunque, che è successo? Allora, ti devo dire una cosa. Allora, in pratica io volevo sparare Luigi in testa. In che senso? Mi ha fatto arrabbiare. Vabbè, come sempre. E lui che ha fatto? Si è chiuso dentro una stanza. E quindi mo che è successo? È bloccato dentro a quella cella. Di ferro, non si apre. È rimasto proprio bloccato che non può uscire. Sì, non può uscire. Non lo so che cazzo può fare là dentro. Cosa cacchio dici? Va, fammi andare a controllare se si può aprire. No, ci ho provato, non si apre. Come ci hai provato se non c'è le braccia? Ah, con la testa ho fatto tipo così. Ok, questa qui, e questa qui, e questa qui, e questa qui. Luigi, ci sei là dentro? Sì. Allora, tu mi devi spiegare, ho capito che Roberto ti voleva sparare, però mi lancia a chiuderti dentro sta cosa. Ok, adesso prova ad aprirlo. Cacchio, non si apre. Ok, come possiamo fare Mela ad aprirla? Hai un martello. Aspetta, se non sbaglio ce l'ho dentro il cappello. Come cacchio hai fatto a tenere un martello dentro il cappello? Vabbè. Apriti! Apri. Ok, lo lancio. Vai indietro, Roberto. Luigi, tu non ti muovere. Ma che cacchio? Ah! Roberto, dobbiamo passare al piano B. Va bene. Perfetto, proviamo con questo. Ragazzi, perché sento spari? Tu stai zitto che stiamo cercando di farti uscire. Vaffanculo, vaffanculo. Pia la pistola. Niente, niente. Hai qualche altra cosa? Prova a chiamare. Fammi chiamare Cordon Bleu. Ragazzi, che è successo? Ci serve una mano. C'è Luigi bloccato là dentro. Raga, non vorrei dirvelo, ma qua dentro è tipo da 1 ora e mezza che sto. Tu la prossima volta ti impari a chiuderti là dentro. Hai un piano? Sì, ok, ho portato una cosa. Dai, ok. Dovrei farcela. Ok, vediamo. Ma che sono queste scintille? Sto cercando di romperlo. Vai. Mela, mi raccomando, fammi luce. Cordon Bleu, ti rendi conto che è l'una di notte e noi stiamo qui ancora? Ma qua ci vuole tempo. Eh sì, ha ragione. Luigi, tu ci sei ancora? Sì, non so da quanto tempo siamo qua. Non ti preoccupare, tra poco ti facciamo uscire. Non sono passate 5 ore. Cordon Bleu, ti rendi conto che è passata una notte e stiamo ancora qui? Vabbè, basta, mi sono rotto le palle. Avete un martello? Già ci abbiamo provato 7 volte con martello. E come cacchio facciamo? Luigi, tu da là dentro non puoi fare niente. No, posso solo stare seduto. Perfetto. Abbiamo bisogno di un aiuto salsiccioso. Gennaro, dov'è Ciro? Ciro è andato a scoppiare le nucleari con Peppe. Come? A noi ci serviva Ciro. Hai qualcosa per aprire sta cosa? Fammi vedere. Ho solo questo. Vediamo se va bene. Ok, proviamo con questo. Niente. Cacchio, l'ho incastrato malissimo, si è incastrato. Ma che cacchio. Tieni, usa la torcia. Hai ragione con la torcia. La torcia. La torcia! Si è rotta la torcia. Ma sbaglio, siete riusciti a incastrare un coltello nella gabbia? Come cacchio avete fatto? Come possiamo fare? Ok, c'ho solo un'idea. Userò la macchina di Ciro. Tu sei proprio sicuro che è di Ciro? No, se l'è sciulata in mano a un signore. Ah, ecco. Luigi, mi raccomando, non muoverti da là dentro! Perché sento il rumore di una macchina? Che sta succedendo? Vai! Forza! Parte, parte, parte.
Ok, è partito! Forza Luigi, sto arrivando! No! Gennaro, non fare cazzate! Troppo tardi ormai! Gennaro! Minchia, non si è fatto un cazzo la gabbia! Ma ti rendi conto che la macchina si è disintegrata e quella fottutissima gabbia ancora niente? Ma con che cacchio è fatta sta gabbia? Come? Ma io che cacchio ne so? Madonna, mi arrendo. Vado a vedere se riesco a chiamare Ciro, che Ciro sicuramente la sa aprire. Vai, forza, andiamo. Ragazzi, fate un passo indietro, ok? O si apre con questo, non si apre più. No, mela! No, il bazooka no! Mela! Oh, cazzo. No, vabbè, ma mi sembra di essere una puntata dell'albero azzurro. Perché cacchio non si apre? Perché? Proviamo. Apriti! Dal tetto, bravo! Cosa c'è rimasto da fare? Boh. Ma lo sentite pure questo rumore? Cingolati, che è questo rumore? Porca di quella puttana! Ciro, sei pronto a far cantare questo gioiellino? Sì, ti vedo molto convinto, forza! Ok, devo capire come si gira la torretta, perfetto. Vai! Ok, la sto girando. È tutto all'incontrario. Ah, ho sbagliato. Errore mio. Basta girare. Fuoco! No, non sparo più. Ok! Minchia, non si è fatto un cazzo! Ciro, è il tuo turno! Forza, Ciro! Ce la puoi fare! Vai, Ciro! Forza, Ciro! Ma che cazzo? Cosa? Come l'ha aperta? No, vabbè, io me ne vado a Lisbona. Vaffanculo. No, vabbè, un sogno. Ciro, insegnaci come hai fatto. Come hai tirato la maniglia? Perché c'era la maniglia là vicino? La maniglia. No, vabbè, io vado a Lisbona con cordon bleu, ma pure io. No, me ne vado pure io. Ma la maniglia! Dove stava sta maniglia? Come davanti ai nostri occhi? Vabbè, andiamocene a Lisbona tutti. Vengo pure io. Ma sta venendo pure Ciro. Sta gabbia di merda. Puh.